Ciao, sono Gianluca Bocci e anche se non sembra da questo ambiente così asettico, sono alla sede FOA in quel di Moncalieri, provincia di Torino, per provare, sì, lei, la nuova Hasselblad. Sono emozionato, è la prima volta che porto su YouTube una Hasselblad, è la X1D, seconda versione. A distanza di 3 anni l'hanno profondamente rinnovata, soprattutto per risolvere quelli che sono i problemi di lentezza della prima versione. Ne ho già parlato comunque nelle Bocci News che vi rimando qui sopra. Questa lentezza è stata risolta sia a livello di accensione, di messa a fuoco, di raffica, di risposta del mirino che per esempio passa a 60 frame per secondo, ma ve lo dico subito. È molto difficile, vedremo tra poco quelle sono le pagelline, dare delle conclusioni su una macchina potendola provare per 10-15 minuti, non di più. Però è una macchina che quando la prendi in mano dici wow. E una cosa che voglio dirvi subito, poi come sempre vi lascio i link per informarvi qui sotto in descrizione, è che è notevole il salto in basso, la caduta, il crollo di prezzi di questa macchina. Il modello precedente stava sui 10.000-11.000 euro, questa sta sui 5.000 euro, quindi hanno letteralmente dimezzato il prezzo. E sì, perché c'è la concorrenza che spinge, e mi avete capito. Ma insomma, penso che sarete curiosi di andare a vedere questa macchina molto molto più da vicino. E sì, eccola qui in tutta la sua bellezza. La prima cosa che colpisce questa X1 di seconda serie, con questa orgogliosa scritta Handmade in Sweden, quindi fatta e tenuta in mano, è l'estetica. Si impugna molto bene, questo unico blocco di metallo, dovrebbe essere alluminio ma non sono sicuro, fa il suo effettone come questo tasto di scatto evidenziato in arancio. E alcuni dettagli costruttivi sono davvero fantastici. Il primo è la ghiera della modalità esposimetrica che si preme e vedete sporge, quindi molto bella, molto piacevole, ma anche sicura in fronte agli errori. Altra cosa particolare è lo slot della batteria, perché ha questa levetta per sganciare, vedete, non c'è uno sportellino, ma non cade giù, dobbiamo premere una volta e poi finalmente si va a sfilare. Altra cosa da farvi vedere sono gli slot per due schede di memoria di tipo SD e anche, vedete qui, USB di tipo C, che serve sia per il tethering, quindi per rivedere subito gli scatti effettuati tramite l'app Focus su iPad, sia ingresso microfono e uscite cuffie. Purtroppo questa versione non ha un firmware definitivo, mi hanno detto che è completo al 99%, il video è disattivato. Quindi, Mario, mentre parlo, ogni tanto vi mostro alcuni dei pochissimi scatti che sono riuscito a fare con lei, ma in realtà non sono riuscito a registrare nessun altro video. Dirsi, allora, quando uno la prende in mano dici mamma quanto pesa, ma in realtà il peso sono soltanto 650 grammi. Tutto il peso, giustamente, e così vi faccio vedere quel grosso padellone che è il sensore, eccolo qui, sensore da 50 megapixel, 44x33 mm. Circa quindi il medio formato, che in realtà è il buon vecchio caro, cosiddetto super full frame. Quindi sì, è 4 volte tanto all'incirca grande rispetto all'IPS-C, ma soltanto un 40% in più rispetto al classico formato full frame 24-36. Vi dicevo, il peso di questa parte qui in realtà è davvero poco. Si sente che tutto il peso, infatti, in questo caso è sbilanciato verso sinistra. Ma l'impugnatura, bella grande anche per la mia manona, e si riesce davvero a tenere molto molto bene. E questa famosa velocità, vi ricordo appunto quando ne ho parlato nelle Bocci News, andiamo un po' a vedere come si accende. Il tasto di accensione è qui, pressione, compare l'H e pronto. Problema dell'obiettivo, ho ricollegato l'obiettivo, mentre ho sbagliato nell'aggancio, vediamo un po' a farlo dal vivo, leviamo, reinseriamo e blocchiamo. Si è sentito lo stick? Ed è pronto. Ecco qui. Allora, l'interfaccia, il mirino è stato migliorato, il display è stato migliorato e soprattutto molto più generoso. E è anche bello perché è tutto tramite touch. Quindi vogliamo variare il diaframma? Sì, certo, abbiamo le due ghiere a portata di indice e di pollice, ma semplicemente possiamo andare qui sull'interfaccia e scorrere i valori. Quest'ottica qui, tra l'altro, questo 65 mm 2.8 dovrebbe essere in questo modo equivalente a un 50 mm, ha effettivamente una bella resa, almeno quello che ho visto. E vedete qui nello schermo, e poi c'è anche il touch.
Touch sia in fase appunto di ripresa, che è anche comodo che quando stiamo con l'occhio sul mirino possiamo spostare il punto utilizzando lo schermo dietro come fosse un touchscreen. E ovviamente anche in riproduzione, vediamo se alcuni degli scatti che ho fatto si vedono, doppio tap per andare a ingrandire, insomma, spero di riuscire a metterlo sul montaggio, non sono sicuro se è RAW JPEG, se ci riesco lo vedrete, dettaglio davvero ragazzi avvagonate. E dicevo appunto, tutta l'interfaccia è gestita in maniera molto bene, già tradotta in italiano, ben suddivisa appunto per quella che è la parte fotografica, la parte video che proprio troppo vedete il firmware non è definitivo e tutte quelle che sono le impostazioni generali. C'è il wifi, c'è il GPS interrato, insomma ragazzi, come prima impressione è una macchina che funziona molto bene. Vi faccio vedere anche un attimo, non so se ci riesco in diagonale, a farvi sentire il ma messo a fuoco. Beccato? Allora, c'è un po' di focus hunting, ma comunque la risposta è buona. Purtroppo non ho provato la prima serie, quindi non so la differenza dei due. L'unica cosa che mi ha un po' infastidito è la lentezza nel passare praticamente dallo schermo dietro al mirino elettronico, però forse è dovuto a io che indosso gli occhiali. Però ogni tanto si nota che quando si passa qui ci mette qualche secondo in più, come vedete. Però, ripeto, il film non è definitivo. E quindi adesso, rapidissimamente, le mie pagelline. Ok, prima di farvi vedere le pagelline, ma pagelline da prendere con le pinze, perché ragazzi, insomma, in 15 minuti non sono delle proprie pagelline, sono delle reazioni. Vi faccio vedere il reale tempo di accensione, messa a fuoco e scatto. Guardate i secondi qui sotto, pronti, partenza, via. La macchina si accende, la porto all'occhio, è ancora nero, compare, premo il tasto di scatto, sono a fuoco. Ok, e avete sentito anche lo schiocco che fa l'otturatore centrale che si trova nell'ottica. Lei è una mirrorless, quindi non ha lo specchio, ma l'otturatore è sull'ottica. Ed essendo di tipo centrale, se non sbaglio per gli amanti del flash, si va di sincro flash fino a un 2 millesimo. Davvero uno spettacolo. Ma insomma, cos'è che mi piace di questa fotocamera? La prima cosa è l'estetica. Ragazzi, quando uno la prende in mano, ti parte il sospirozzo. Eh sì. La seconda cosa è il display, provo subito a farvi vedere un'immagine di quelle che ho scattato prima, eccola qui, e insomma è davvero grande, il mirino altrettanto dà l'idea di guardare qualcosa di molto spazioso e non fa rimpiangere minimamente il mirino ottico anche grazie ai suoi 60 frame per secondo. Qualche problema appunto è il passaggio dall'uno all'altro. L'interfaccia molto particolare che noi abituati ai menu qui abbiamo le icone, quindi un accesso un po' differente, poi vabbè in realtà dopo che uno tocca l'icona subito dopo si trova comunque una serie di menu classici, quindi il classica lista. L'ultima cosa, per quello che sono riuscito a vedere, magari quando scattavano utilizzando l'iPad collegato, è sì, la qualità ragazzi, cioè spero di riuscire a farvi vedere due immagini almeno in questo montaggio. E invece cos'è che non mi piace? È il fatto che sì, ci hanno portato qui a Torino, bellissimo, mi ha aiutato a fare 6 ore all'andata e 6 ore al ritorno per provare una macchina con firmware non definitivo. Quindi dicevo, qualche incertezza sul mirino, niente funzioni video, quindi insomma l'avrei voluta vedere completa, speriamo che la FOWA me la invii per provarla appunto quando sarà al suo 100%. Mentre vi faccio vedere queste immagini, ragazzi, questa fotocamera qui, ovvero il dorso CFV50C2, se ho ben capito il suo codice, è davvero fantastico. Può essere collegato sia sulle vecchie Hasselblad, quindi anche una 500 con 40 anni sul groppone, ma soprattutto ha il suo piccolo adattatore per utilizzare le nuove ottiche direttamente su quel dorso. Il risultato è una abbinata davvero davvero eccezionale. Insomma, spero di provarla anche qui e insomma ragazzi, ditemi un po', ma voi le Hasselblad piacciono? A me da morire. Ciao a tutti e al prossimo video.